Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ospite di questa puntata l'onorevole Jessica Costanzo, Movimento 5 Stelle. Onorevole, ci sente? Sì, io la sento. Tutto bene? Innanzitutto volevo chiederle come sta e come sta passando, diciamo, questo passaggio in zona gialla e cosa e qual è, come si comporta un onorevole in questi giorni di tensione nazionale, diciamo. Sì, allora, innanzitutto la ringrazio per l'invito. Io fortunatamente di salute sto bene in questo periodo. Credo che per ogni italiano, per ogni piemontese, questo sia l'obiettivo principale, visto che siamo in piena pandemia. E per quanto riguarda invece l'attività parlamentare, devo dire che in questo periodo è continuata, è andata avanti. Certo, è cambiata un po', perché al di là degli impegni settimanali a Roma, dove sostanzialmente non è cambiato nulla, quando si ritorna sul territorio è diverso, non si può partecipare fisicamente magari a tante riunioni, convention, a incontrare persone, ma lo si può fare comunque, ed è quello che ho fatto in questo periodo, tramite queste riunioni, principalmente appunto webinar, le call. Quindi l'obiettivo era quello proprio di cercare di rispondere alle esigenze improvvisamente nuove, alle nuove priorità dei piemontesi, degli italiani, cercare di capire cos'è che si poteva migliorare, soprattutto in termini di normative, di leggi e anche soprattutto di attrezzature, perché abbiamo visto appunto da marzo ad oggi quanti DPI purtroppo mancassero, dalle mascherine ai saturimetri e così via, e soprattutto poi i posti letto purtroppo. Quindi l'obiettivo è sempre quello di stare a cercare veramente le esigenze delle persone in una situazione, in un contesto che è totalmente nuovo, perché è la prima volta in cui ci troviamo in simili situazioni. Ecco. Partirei appunto da queste nuove esigenze che abbiamo riscontrato nell'ultimo periodo. In una delle ultime mie puntate ho parlato degli operatori ecologici che vivono una situazione molto, molto critica, soprattutto per, diciamo, questo nuovo, tra virgolette, inquinamento provocato dalle mascherine. Ecco, lei si è battuta molto per i lavoratori che si occupano del settore della sanificazione, no? Cosa si può fare per cercare di agevolare questi operatori, per stargli vicino, per dargli, diciamo, un sostegno non solo economico ma anche proprio sociale? Esatto, allora da una parte si tratta di una problematica che c'era già e che sicuramente la pandemia ha acuito. Quindi parliamo di una categoria che conta circa 600.000 lavoratori in Italia e poi se guardiamo al Piemonte sono 50.000. Già solo nella provincia di Torino dovrebbero essere intorno ai 35.000, quindi abbiamo delle cifre veramente importanti e veramente grandi. E tra l'altro all'interno di questa categoria, quindi di personale che sanifica, ci sono tante differenze. Uno, perché ci sono gli operatori che sanificano all'interno delle strutture ospedaliere e quindi loro sono stati coinvolti in un tour de force, perché evidentemente il loro servizio, se prima era importantissimo, adesso è diventato indispensabile. E poi invece ci sono colleghi, chiamiamoli colleghi, che svolgono la stessa mansione ma in altri luoghi, come per esempio quello delle scuole, quello dei tribunali, che invece si tratta di spazi chiusi, di spazi che sono stati temporaneamente chiusi, di conseguenza non potevano esercitare effettivamente il loro lavoro. Cos'è successo? Da una parte quindi avevamo personale che doveva svolgere addirittura degli straordinari, e dall'altra invece personale che non veniva nemmeno pagato perché fondamentalmente non lavorava. Una cosa in comune che purtroppo li accomuna da tempo sono gli stipendi da fame, nel senso che loro fanno parte di quelle categorie dei cosiddetti working poor, ovvero persone che non arrivano ai 1000 euro e spesso il loro destino dipende dai cambi d'appalto, perché ci sono innanzitutto dei cambi d'appalto anche con le amministrazioni pubbliche che, per quanto non valga più, esiste ancora indirettamente il massimo ribasso,
per quanto sia stato tolto, in realtà poi rimane. Dopodiché, col cambio d'appalto, loro non sanno mai se hanno una clausola sociale che li possa garantire il posto di lavoro o meno, e sono sempre in bilico, sono sempre, il loro posto di lavoro è sempre incerto. E poi c'è la riduzione delle ore. Capiamo bene che in queste condizioni questi lavoratori assolutamente non possono andare avanti. In più, per quanto riguarda gli operatori che operano nelle strutture sanitarie, nelle RSA, negli ospedali e quant'altro, non possono nemmeno lamentarsi, perché loro è un servizio essenziale, e quindi rischiavano anche nel fare questi scioperi che sono stati fatti tra l'altro poche settimane fa. Quali sono le soluzioni? Noi partiamo innanzitutto da contratti collettivi scaduti da 7 anni, e tra l'altro appunto la soluzione temporanea che il governo ha trovato è uno, il part-time ciclico verticale. Che cosa cosa significa? Il part-time ciclico verticale praticamente consente ai lavoratori che operano nelle scuole piuttosto che nei tribunali, dove praticamente rimangono dei mesi scoperti perché non operano, in quei mesi dove non lavorano gli vengano comunque riconosciuti i contributi figurativi per la pensione, perché questi lavoratori purtroppo ogni 4 anni ne perdono uno in termini di pensione, e quindi loro rincorrono inesorabilmente un traguardo che non riescono ad arrivare, oltretutto poi con pensioni anche da fame. Il secondo, diciamo, la seconda misura che sto cercando appunto di inserire in legge di bilancio, visto che purtroppo proprio in questo momento, già da ieri, si stanno discutendo gli emendamenti in commissione bilancio, si tratta del riconoscimento di una indennità di 600 euro per questi lavoratori nei mesi di luglio e agosto, perché è vero che alcuni di loro sono stati in cassa integrazione o hanno preso la FIS, l'altro fondo di integrazione salariale, ma considerando già che i loro stipendi sono da fame, ancora con FIS e la cassa integrazione si tratta di cifre intorno ai 200-300 euro al mese. Capiamo benissimo che non possono sicuramente arrivare veramente alla fine del mese. Gli obiettivi strutturali invece sarebbero sicuramente il salario minimo orario e poi un cambio nel codice degli appalti, soprattutputto sto portando avanti una proposta di legge in tal senso per eliminare l'interposizione di manodopera, perché praticamente si tratta di lavori a basso livello comunque, dove praticamente ci sono degli intermediari che per ogni istituzione pubblica forniscono questa manodopera, ci sono appunto i lavoratori e le lavoratrici delle pulizie, e in questo caso appunto non dovrebbe esserci un'interposizione di mera manodopera, al punto tale che se l'istituzione, il datore di lavoro che sia privato, abbia bisogno veramente di questo personale, lo assuma direttamente. E tra l'altro poi c'è tutta una questione anche delle cooperative, perché qui diciamo che entrano in gioco molte cooperative che si occupano di questi servizi di semplificazione, e laddove si individuano poi dei falsi verbali di riunione, perché spesso sono soci lavoratori sulla carta, perché poi in realtà sono solo lavoratori, ecco, in questo caso tutto ciò che non coincide con la vera partecipazione alla vita della cooperativa, anche in termini poi di scelte, ci dovrebbe essere l'estromissione della stessa da tutti i bandi e le gare d'appalto pubbliche e anche europee, e anche dall'utilizzo dei fondi europei. Quindi un segnale forte da lanciare in favore appunto della legalità, insomma. Quindi diciamo che come capita anche con la categoria dei riders, no? Ci troviamo di fronte di nuovo a una precarietà che viene sfruttata quasi come uno schiavismo. Esatto, legalizzato tra l'altro. Quindi spesso le persone, i cittadini che soffrono in soffrono le condizioni peggiori della nostra società, spesso vengono sfruttati dalle aziende, dal nostro Stato, e purtroppo a volte anche dalle cooperative che dovrebbero tutelare i loro interessi. Cambierei un attimo tematica, è stata una settimana molto calda a livello istituzionale, diciamo.
C'è stato il dibattito sul MES, c'è stato il dibattito sulla cabina di regia del Recovery Fund. Ecco, lei fa parte del partito che è di maggioranza del Parlamento, il partito che ha più parlamentari all'interno del Parlamento italiano, il Movimento 5 Stelle, appunto. Abbiamo visto, diciamo, tra virgolette, una spaccatura sulla tematica del MES. Ecco, lei cosa ne pensa di questa tematica? Come può cambiare la nostra società, soprattutto anche a livello locale, anche poi parlando del Recovery Fund, che comunque si parla di 208 miliardi più o meno, mi corregga se sbaglio. Esatto. Tanti tanti soldi. Come può cambiare la nostra società dopo aver ricevuto così tanti soldi? Cioè, bisogna proprio cambiare passo, ecco. Tutte le vostre tematiche che avete portato in questi anni, nell'ultima campagna elettorale, sono tematiche che bisogna portare concretamente in Italia. Esatto. Guardi, la scorsa settimana c'è stata appunto la votazione per autorizzare appunto il presidente Conte ad andare in Consiglio europeo a discutere della famosa riforma del MES. E non le nascondo che c'è stata tensione, c'è stato anche dialogo e confronto all'interno della mia forza politica. Io risulto tra i 13 deputati che hanno votato contro questa risoluzione, quindi contro gli impegni di maggioranza verso il presidente Conte. Questo perché noi da sempre eravamo contrari al MES, non così perché ci eravamo svegliati una mattina, ma perché il MES ha delle clausole che veramente purtroppo sono anche imprevedibili dal punto di vista dell'attuazione nel momento in cui si richiede un finanziamento a questa istituzione e di conseguenza noi che abbiamo già un debito pubblico e siamo già un paese altamente sofferente, significherebbe entrare nella troica di cui abbiamo già visto le conseguenze in Grecia. Una riforma del MES poteva essere auspicabile, però doveva essere migliorativa, doveva dare garanzie e sgombrare il campo da ogni dubbio sul migliorare veramente, dare l'accesso anche a quei paesi come l'Italia che si trovano in condizioni di debito pubblico veramente, diciamo, gravi. Purtroppo non è stato così, nel senso che già le problematiche in essere del MES non sono minimamente state prese in considerazione, anzi, la riforma era peggiorativa perché creava praticamente, crea purtroppo, due vie differenti nella richiesta dei finanziamenti da parte degli stati. Quindi abbiamo stati europei cosiddetti frugali, quelli con i conti a posto, secondo ovviamente sempre gli obiettivi imposti tra debito pubblico, deficit e quant'altro, per cui loro avrebbero una corsia preferenziale e delle clausole ben precise per ottenere i finanziamenti. E poi ci sarebbero i paesi di serie B, con cui ovviamente facciamo parte noi, che purtroppo per ottenere un finanziamento dovrebbero passare innanzitutto dalla ristrutturazione del debito. Tra l'altro, ristrutturazione che non viene decisa, ma praticamente imposta, perché qui le clausole sarebbero imprevedibili. E così appunto ho pensato che questo fosse veramente dannoso per il nostro paese. E consegnavamo quindi l'Italia nelle mani soprattutto di altri stati, perché da padrone ovviamente sappiamo che non è sicuramente l'Italia a farla, ma paesi come Francia e Germania e quelli frugali. Certo, c'è una contropartita, perché oltre al MES c'è il Recovery Fund, Next Generation EU, quindi un piano di soldi, di pacchetti, di finanziamenti a cui l'Italia ambisce. Il Piemonte ambisce e di cui ne abbiamo assolutamente bisogno. Io capisco anche che bisogna trovare un compromesso, ma non possiamo nemmeno condannare il nostro paese alla fame più totale, prima ovviamente promettendo di chissà quanti miliardi o chissà quanti soldi. Bisogna andare sempre con i piedi di piombo. In effetti, proprio in questi giorni si parla del
Recovery Fund, e comunque sia questi 208 miliardi dovrebbero arrivare in base però a dei progetti certi. E su questo appunto il Piemonte potrebbe giocare una buona partita. Al momento diciamo che il recovery plan del Piemonte contiene, noi abbiamo visto un po' l'elenco delle opere che il Piemonte vorrebbe realizzare con questi fondi e sembra un po' un libro dei sogni. Non perché queste opere non siano necessarie, ma è anche perché bisogna dare un segnale di serietà verso l'Europa. Non si può mostrare che tutte queste opere non sono mai state realizzate nel corso dei decenni e si sta aspettando appunto questi soldi dall'Europa per realizzare quello che è veramente il futuro dell'Europa e del Piemonte. Ci sono alcune infrastrutture che sono strategiche. Ricordo anche infatti che nel mio gruppo parlamentare è stato presentato, se parliamo circoscrivendo un po' la zona nella città metro di Torino, la richiesta di finanziare sia la progettazione sia l'intera realizzazione della metro 2, che andrebbe comunque a toccare non solo Torino ma anche la provincia, proprio con i fondi del Recovery Fund. E questi appunto si tratta di infrastrutture, sono dei veri e propri investimenti che creano poi degli effetti moltiplicatori sul territorio. Dall'altro appunto bisogna fare attenzione soprattutto ai segnali che si danno, perché se noi purtroppo fino ad oggi abbiamo dato anche dei segnali negativi su come sono stati utilizzati i soldi in Italia e anche in Piemonte, purtroppo creiamo diffidenza nei confronti degli altri stati europei. Faccio solo un esempio, purtroppo abbiamo avuto 15 giorni fa la brutta notizia di appalti truccati e corruzione sanitaria, in questo caso quindi all'interno delle ASL piemontesi, e questi sono tutti fondi pubblici e quindi se non sappiamo utilizzarli, se li utilizziamo in maniera errata, purtroppo siamo segnalati, che come se fossimo dei grandi osservati da parte dell'Unione Europea, e questo crea assolutamente diffidenza. Sì, diciamo si rischia anche quasi un commissariamento da parte dell'Unione Europea. Esatto. Su queste tematiche in questi giorni nei quotidiani più importanti d'Italia si è parlato anche di crisi di governo, no? Il fatto che Conte non sia più al sicuro, il presidente non sia più al sicuro, diciamo, della sua presidenza. Con lei sarebbe favorevole a riconfermare la fiducia al presidente? Lo vede quasi come un leader a livello anche come per la sua forza politica, oppure semplicemente lo vede come un tecnico, diciamo, un burocrate? Io penso che siano i fatti a poter valutare e giudicare l'operato e la persona del presidente Conte, perché comunque è stata una sfida assolutamente vincente quella di riuscire a portare a casa, se possiamo dire, poi sarà a noi essere in grado di saperli utilizzare bene, tutti questi soldi che purtroppo l'Italia in questo momento qua ha bisogno, e il Piemonte anche, legati appunto al Recovery Fund, Next Generation EU. E tra l'altro proprio a detta di Francia, Germania e di molti paesi europei, è proprio vero, è confermato che siamo coloro che ne usufruirebbero di più, per quello che torno al discorso di sottolineare l'importanza di saperli utilizzare bene, di non sprecarli, perché abbiamo già purtroppo in passato avuto una nomea pessima sull'utilizzo dei fondi europei, questa volta non bisogna sbagliare. E quindi io sono assolutamente d'accordo con la cabina di regia che il presidente Conte intende realizzare proprio per monitorare ad ogni step l'utilizzo di questi fondi. Certo è che poi anche all'interno della maggioranza, perché non posso dire solo dell'opposizione, assistiamo quotidianamente a delle minacce di caduta, a delle crisi, proprio nel momento in cui si tratta di gestirli questi fondi. Quindi Conte è stato lasciato solo, comunque ha giocato la partita in maniera individuale, certo con il nostro supporto del Movimento 5 Stelle, quando è andato in Europa
per portare a casa questo accordo sul Recovery Fund. Adesso che invece si tratta di gestire questi fondi, quindi iniziare in maniera concreta a portarli sui territori, ecco, c'è qualcuno all'interno anche della maggioranza stessa che pretende di farlo al posto suo. E qui non è un problema di chi lo fa, il problema è come. Cioè, se noi non ci basiamo sulla legalità, questi fondi, ne vedremo all'inizio magari la prima tranche il primo semestre del 2021, ma c'è il rischio che poi non vedremo più nulla, perché nel momento in cui iniziano ad esserci dei problemi sul loro utilizzo o il loro utilizzo è poco chiaro, l'Unione Europea su questo è stata proprio molto molto chiara, vengono revocati. Sì, sembra quasi che Conte sia stato uno strumento da parte delle forze politiche, grazie alle sue doti di comunicazione, di diplomatiche, per arrivare appunto al Recovery Fund. E poi adesso ci troviamo di nuovo a Natale, sotto Natale, in un periodo in cui comunque non siamo ancora usciti dalla pandemia, a parlare di crisi di governo. E questo, diciamo, sicuramente non fa bene all'economia italiana, anche a livello di indici, di borsa, a livello globale appunto per l'Italia. Cambiare ancora di nuovo argomento, l'ultima tematica che affronterei, siamo diventati zona gialla, ecco, bar, ristoranti, diciamo tutte le attività commerciali stanno in teoria riprendendo un po' fiato grazie a questi allentamenti, grazie alle feste natalizie, comunque alle proposte del governo, cashback, comunque l'economia sta di nuovo un po' iniziando a girare. Ecco, in questi giorni abbiamo visto però in Germania che la Merkel, la cancelliera tedesco, ha fatto diventare di nuovo la Germania zona rossa. Ecco, quindi prima o poi ci viene da pensare che anche il resto dell'Europa si adeguerà comunque alle restrizioni attuate dalla potenza più forte che abbiamo in Europa, no? Oppure la Germania. Ecco, l'Italia si può permettere, come la Germania, dopo aver visto comunque il decreto ristori, siamo arrivati al quarto decreto ristori, ecco, ci possiamo permettere ancora di sostenere l'economia commerciale italiana? Dobbiamo per forza sostenerla l'economia italiana. Certo è che da una parte abbiamo l'esigenza del tessuto produttivo di rialzarsi perché è in ginocchio, e dall'altro l'esigenza di tutelare la salute, perché sembra sempre un qualcosa che riguarda questi positivi, il numero dei positivi che quotidianamente noi sentiamo, però nel momento in cui un solo positivo fa parte del nucleo familiare, posso assicurare che anche all'interno di imprenditori, di politici, eccetera, di qualsiasi nucleo familiare, la situazione diventa subito drammatica. Uno, perché non eravamo sicuramente attrezzati per una pandemia del genere, e due, perché effettivamente la gravità del problema legato appunto al Covid-19 c'è, esiste. E per quanto appunto abbiamo visto si cerca un vaccino, non c'è ancora nulla di certo, ecco. D'altra parte anche il tessuto produttivo deve essere sostenuto. Noi abbiamo visto come abbiamo cercato di rispondere alle esigenze di tante attività che sono state coinvolte nelle chiusure totali durante soprattutto la zona rossa, però abbiamo dovuto utilizzare strumenti che c'erano già, perché non c'era materialmente il tempo di crearne di nuovi. E noi abbiamo un grande nemico in Italia, in Piemonte, dappertutto, tutta la penisola, è la burocrazia. E quindi con la burocrazia non ci potevamo permettere di creare dei nuovi strumenti. L'obiettivo era quello di snellire quelli che avevamo già, proprio per aiutare le varie categorie che sono state coinvolte dalle chiusure. Io penso soprattutto ai ristoranti, bar, ma anche tutta la parte del mondo dello sport, le palestre, le associazioni, il turismo, le agenzie di viaggio e quant'altro. Abbiamo dovuto praticamente erogare a livello governativo dei decreti ristori che sono arrivati ad oggi al quater. E perché questo? Perché ogni qualvolta si cercava di rispondere alle esigenze delle varie realtà produttive, man mano poi bisognava estendere le categorie,
E quindi dal decreto Ristori 1 siamo arrivati al decreto Ristori 4. In tutti questi quattro decreti abbiamo messo in campo 19 miliardi in termini di aiuti, di contributi a fondo perduto, indennità per lavoratori stagionali del turismo, poi abbiamo la sospensione dei versamenti anche perché era assolutamente necessaria, i versamenti dell'IVA, la proroga anche dei versamenti tributari e fiscali e così via. Certo è l'unica maniera per poter rispondere tempestivamente. Il lavoro, e mi permetto di dirlo, il lavoro di un parlamentare è quello di andare a individuare le misure che man mano sono bloccate dalla burocrazia. Sappiamo benissimo che la cassa integrazione non è arrivata tempestivamente a tutti, in particolare ai lavoratori che fanno parte del settore dell'artigianato. Questo perché abbiamo scoperto che ci sono delle procedure troppo complesse da snellire assolutamente, perché anche questi lavoratori del settore artigianato devono ottenere la cassa integrazione negli stessi tempi in cui viene erogata dall'INPS. Così come tante indennità o i bonus e contributi a fondo perduto non arrivavano tempestivamente, addirittura non sono proprio ancora in alcuni casi arrivati. Mi segnalavano oggi per dire che il credito di imposta per quanto riguarda il 60% dell'affitto non è ancora operativo dal punto di vista proprio tecnico. Allora, questo è il nostro grande aiuto che possiamo dare, andare a sollecitare le varie istituzioni, i vari ministeri, i vari uffici di volta in volta per far sì che quello che viene detto, che quello che viene compreso all'interno dei decreti non sia solo uno slogan, non sia solo un annuncio, ma ci sia anche fiducia da parte degli stessi contribuenti, degli stessi utenti, perché se le misure poi non funzionano creano uno scollamento ed è quello che abbiamo cercato di fare in questo periodo. Io ho fatto tantissime riunioni anche con gli ambulanti, che purtroppo sono una di quelle categorie che sono state più svantaggiate, così come i tatuatori, il tema dei servizi alle persone, che a parte appunto i parrucchieri, perché non dobbiamo dimenticare anche che chi è rimasto aperto comunque sia ha subito una riduzione del fatturato rispetto al primo semestre del 2019. Infatti molte delle misure sono legate appunto alla riduzione del fatturato. Sì, anche noi giornalisti comunque siamo una categoria in cui... Esatto. Tutte le testate giornalistiche. Tutte le partite IVA, insomma, il grande mondo delle partite IVA, che è un mondo precario alla fine. Sì. E di questo bisognerebbe prenderne atto, però in maniera strutturale. Perché adesso abbiamo dovuto rispondere man mano con dei decreti appunto in base all'emergenza sanitaria, ma questa emergenza ha acuito dei problemi che c'erano già e che dovrebbero essere risolti di default, così come appunto dicevamo prima sui lavoratori precari della significazione. Sì, diciamo che la crisi politica che ha causato il coronavirus ci ha fatto capire comunque che la burocrazia forse è uno dei nostri nemici primari, che la pubblica amministrazione ha ancora troppi poteri in quest'Italia. Esatto. Onorevole, io la ringrazio di cuore per avermi concesso questa intervista. Grazie a voi, grazie a lei. Se vuole lanciare un appello ai cittadini per affrontare, diciamo, queste festività, questo periodo di zona gialla piemontese. Ma dobbiamo appellarci tutti, credo, al buon senso, perché tutti noi avremmo voglia di passare un Natale, un Capodanno normale, abbiamo una maledetta voglia di normalità, io lo capisco, però sappiamo anche qual è la contropartita e magari quindi ognuno di noi è un lavoratore, una partita IVA, un disoccupato, un pensionato, e dobbiamo sempre pensare quale sarebbe poi il costo in termini appunto non solo economici ma anche umani di scelte più avventate. E di conseguenza mi appello al buon senso di tutti noi, per quanto abbiamo una maledetta voglia di normalità, più usiamo il buon senso e più potremmo arrivare prima alla normalità. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.